Ciao amiche e ciao amici, qual è il legame tra autostima, tra amare se stessi e la seduzione, la capacità di farsi amare? Bisogna tenere presente un dato fondamentale, che se non sei in grado di amare te stesso, non sarai mai in grado di sedurre qualcun altro né di farti amare. Perché capita questo? Beh, le motivazioni sono tante e sono, diciamo, anche diverse. Il discorso fondamentale è che bisogna capire per prima cosa significa amare se stessi. Amare se stessi significa avere, diciamo, la sfera cognitiva, logico-razionale, la sfera emotiva allineate. Questo essenzialmente significa amare se stessi. Se non esiste questo allineamento, perché non potremmo conquistare nessuno o farci amare da qualcuno? Perché saremo tutto sommato nelle nostre azioni abbastanza disgregati, perché avendo al nostro interno due istanze che tirano una in un senso e una nell'altro senso, non riusciremo a concludere nulla fondamentalmente. E ogni volta che metteremo in atto un'azione, dentro di noi scatterà un pensiero opposto all'azione stessa, una voce, una vocina che mi dice: ma starò facendo la cosa giusta? Ma sarà veramente la cosa giusta per me? E quindi sarò inibito nell'azione, fondamentalmente. Quindi, se noi vogliamo imparare, diciamo così, ad amare noi stessi, dobbiamo riuscire a creare un allineamento tra queste due parti. Non è così complicato riuscire a creare un allineamento, perché in realtà l'essere umano è naturalmente predisposto ad essere integrato, ad essere allineato, soltanto che la vita, diciamo così, e le cose che capitano, soprattutto in una fase infantile, ha creato questa disgregazione, questa scissione, soprattutto quando, ad esempio, da piccoli, da ragazzini, bambini, venivamo puniti perché seguivamo le nostre emozioni. E allora, se ogni volta che tu volevi fare qualcosa che era un tuo sogno, volevi inseguire un tuo desiderio, qualcosa, venivi castrato, venivi punito, dentro di te andava piano piano, dentro di noi, andava a strutturarsi l'idea che ogni volta che uno doveva essere felice, poteva essere felice inseguendo un suo sogno, un suo desiderio, capitava qualcosa che ti faceva fallire, che ti puniva, che ti dava una sofferenza. E se questo capita una volta, capita due, capita tre, poi diventa un qualcosa fondamentalmente, allora si struttura un pensiero, un egregore, quello che in esoterismo si chiama egregore, una forma pensiero, che assume quasi una vita autonoma e che tende a dire: è ripresa la connessione, c'è stato un problema wireless. E quindi stavo dicendo, ogni volta che vivi un sogno, ogni volta che vivi un desiderio, subisci una punizione, si crea una forma pensiera autonoma per la quale dentro di te scatta un meccanismo tale per cui vai a precluderti di viverti i sogni, di viverti i desideri, per paura di essere punito, cioè questa sanzione. E quindi si creano due istanze, diciamo, completamente opposte.
E nel momento in cui la tua istanza più emotiva, diciamo, vuole inseguire qualche cosa, l'altra istanza inizia a mettere in atto dei meccanismi di difesa e ti va a tritare l'oggetto di desiderio, te lo va a distruggere in qualche modo. E allora si crea questo conflitto e la persona non si ama, perché quando c'è una guerra vuol dire che non c'è amore. Se c'è una guerra interna, significa che non c'è assonanza, non c'è amore per se stessi fondamentalmente. E comunque vadano le cose, ci sarà una parte sempre sconfitta, ma in realtà la parte sconfitta è una nostra parte, per cui usciamo fuori da questa cosa sempre indeboliti. E se, è un po' come, diciamo, partecipare a una gara dei 100 metri piani essendo già stanchi prima, le probabilità di vincere diventano veramente minime. E quindi non riusciremo poi a raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi, fondamentalmente, gli obiettivi nella vita, nel lavoro, ma soprattutto gli obiettivi sentimentali, perché la sfera affettiva sentimentale diventa un po' il ricettacolo, diciamo così, la palestra nella quale si confrontano più facilmente le nostre istanze interne, perché la parte dove le sofferenze, diciamo, non si contano. Molte persone soffrono per amore, di fatto. Invece l'amore dovrebbe essere qualcosa completamente slegato dalla sofferenza. E si soffre per amore per diversi motivi. I motivi fondamentali sono che desidero una persona e non riesco a conquistarla. Oppure che sto con una persona e non riesco a liberarmene. Perché anche questo si manifesta. Persone che passano anni, che ne so, 20 anni di matrimonio con qualcuno che odiano, tra virgolette, o comunque che non gli dà piacere, non gli gratifica, eccetera, eppure hanno difficoltà a liberarsene. Hanno difficoltà a liberarsene perché? Perché anche qua ci sono dei meccanismi automatici interni, magari la vocina di tua madre che ti diceva il matrimonio è per sempre. E allora, nel momento in cui vuoi cercare di separarti, vai contro un pensiero che non è un pensiero qualunque, ma è il pensiero di tua madre, quindi un adulto significativo, importante. E la tua parte emotiva, ma anche la tua parte logica, diciamo così, resta un po' bloccata fondamentalmente. E quindi resti a subire, diciamo, per anni delle condizioni che non ti piacciono, non riuscendo a venirne fuori. Quindi queste sono le motivazioni principali per le quali si soffre per amore. E anche nell'inseguire una persona che non è disponibile, ci rendiamo conto che meno è disponibile in alcuni casi, più la inseguiamo. E poi paradossalmente succede una cosa strana, che se per caso riusciamo a conquistarla, ci rendiamo conto che dopo un po' di tempo, inizialmente ne siamo felici, dopo un po' di tempo ci rendiamo conto che non ci interessa più. Allora, uno dice, ma com'è possibile se ho fatto tanta fatica per conquistarla, credevo fosse l'oggetto dei miei desideri, e poi nel momento in cui la conquisto non mi interessa più? Questo capita proprio perché in questi casi ciò che interessava non era la persona in sé, ma il grado di difficoltà che quella persona frapponeva alla sua conquista. E quindi in quel caso lì eri innamorato, eri coinvolto non tanto dalla persona, ma dalla situazione che quella persona ti aveva creato. Nel momento in cui si sono abbattute le barriere difensive e sei riuscito a conquistarla, non ti interessa più. Un po' come dire, c'è una parte, tu vuoi andare a Milano, c'è una parte che invece non è tanto interessata ad andare a Milano, è interessata al viaggio. E quindi ti metterà tutti i bastoni tra le ruote per non farti arrivare a Milano. Ma se tu arriverai a Milano comunque, dopo magari mille vicissitudini, ti farà venire voglia di andare da qualche altra parte. Milano non ti interesserà più. Nel momento in cui tu hai conquistato la donna dei tuoi sogni, che ci hai messo anni per conquistarla, dopo che l'hai conquistata, dopo un po' di tempo, scopri che non ti interessa più. E allora inizi a navigare in internet sulle chat più improbabili alla ricerca di qualcun'altra. Ma non lo fai appositamente o per cattiveria, è un meccanismo che ti scatta dentro, un qualcosa che denota il fatto che non c'è amore dentro di te, ma c'è conflitto.
E quindi bisogna imparare a sanare in qualche modo questo conflitto. E come si fa a sanare il conflitto interiore, diciamo, tra le istanze? Bisogna che una parte, perlomeno quella, la parte adulta fondamentalmente, cerchi di trovare una quadra, perché non possiamo chiederlo alla parte emotiva, che è una parte bambina, se vogliamo, no? Cioè, se dobbiamo risolvere una questione, cioè la nostra parte adulta è quella che dovrebbe avere tutte le strategie per poter definire le cose. Nel momento in cui la parte adulta prende atto di come stanno le cose, può mettere in atto dei comportamenti per farsi amica la parte bambina, che è sempre una parte nostra, che però, diciamo, ha una sua intelligenza, ha dei suoi obiettivi, ha un suo modo di vedere il mondo e di percepire il mondo. E quindi ci sono diversi sistemi che si possono utilizzare. Uno carino è quello di autosomministrarsi deliberatamente delle tensioni emotive, perché se ti somministri deliberatamente delle tensioni emotive, acquisisci diciamo, subito un'alleanza con la parte emotiva e devi dargli le tensioni emotive che quella parte lì vuole, perché non puoi far passare, diciamo, usando un termine oxfordiano, se hai avuto una parte emotiva che ha mangiato merda fino a ieri, non puoi dirgli: guarda, smetti di mangiare la merda e inizia a mangiarti il risotto perché è molto più buono. Il risotto è ciò che piace alla parte logica, è molto più buono, e quindi smetti di rompere le palle con sta merda che ti vuoi mangiare, mangiati il risotto e non se ne parla più. Perché la parte emotiva non lo farà mai questo, perché non riconosce il risotto ancora come un erogatore di emozioni, e quindi la merda vuole. E allora, prima di portarla al risotto, devi dargli un po' di merda, poi piano piano questa merda devi diminuirla in modo graduale fino a che si trasformi in risotto. Ma la cosa anche interessante è che questa merda devi dargliela tu deliberatamente, non puoi dargliela, diciamo così, perché ti è capitato, perché sei stato costretto. Questa è la condizione fondamentale. E tanto per fare un inciso, questa tecnica e molte altre tecniche, rivolte sia a se stessi sia agli altri, le spiegherò questo venerdì, 20 maggio a Torino alle ore 21, presso Container Concept. Chi volesse partecipare, comunque troverà tutte le info poi sotto. E può contattarmi comunque al numero 333 15 11 703, dove spiegherò queste cose che adesso sto accennando. Quindi stavo dicendo, se vuoi dare delle emozioni per coinvolgere la tua parte emotiva e quindi creare questa alleanza interna, iniziare, diciamo, a creare un armistizio, se non proprio la pace, iniziare a creare un armistizio, devi iniziare a somministrare alla parte emotiva le emozioni che vuole. E come fai a capire che tipo di emozioni devi dargli? Beh, devi capire, basta che osservi la tua vita, non ci vuole, diciamo, 50 anni di analisi, basta osservare semplicemente quello che capita nella tua vita. Perché quello che capita nella tua vita è quello che la tua parte emotiva vuole fondamentalmente, altrimenti non ti capiterebbe. E se ad esempio, se nella tua vita ti capita spesso che ne so, quando una persona ti rifiuta, non ti prende tanto in considerazione, tu ti accanisci, te ne rendi proprio conto. Se uno presta un minimo di attenzione alle cose che gli capitano, se ne rende conto. Certo che se noi agiamo senza neanche prestare attenzione ai nostri stati interiori, alle emozioni che viviamo, alle cose che viviamo, ma andiamo dritti senza renderci conto neanche bene di quello che ci succede, allora a quel punto lì non vediamo niente, siamo come che ne so, un animale cieco e pazzo che si muove. Ma se noi, quindi la prima cosa che dobbiamo imparare a fare è quella di avere più sensibilità verso noi stessi. Cioè, quando sei innamorato di uno o di una, non avrai sto pensiero ossessivo per questa persona e va bene, però diciamo devi iniziare a prestare bene attenzione alla situazione, alle emozioni che stai provando e a capire
in qual è la situazione che ti ha fatto coinvolgere su questa persona. Questo è un qualcosa che è un'abitudine che dobbiamo imparare. Come dire, inizialmente sarà un po' più difficile perché non siamo abituati, cioè siamo abituati a vivere senza metacomunicare su quello che ci succede fondamentalmente. Però se riusciamo ad acquisire questa abitudine abbiamo tutta una serie di informazioni che ci sarà molto utile in fase operativa, sia quando vogliamo coinvolgere gli altri, sia quando vogliamo coinvolgere noi stessi. Quindi se io mi rendo conto che la persona, cioè sono coinvolto con una persona e quando questa persona mi rifiuta, mi coinvolgo ancora di più, e lo sento se mi coinvolgo ancora di più e capisco che è collegata al rifiuto. Cosa significa questo? Significa che non è tanto quella persona ciò che mi coinvolge, ma è il rifiuto che mi ha fatto vivere. E se questa situazione, poi vado, come dire, a rinfrescarmi le memorie, vado un po' indietro nel tempo e vedo che mi è capitato con Giovanna, con Maria, con Francesca, con, che ne so, tutte le altre. Oppure per le donne e viceversa, con Mario, Piero e chi per esso, se il meccanismo si ripete costantemente, allora significa che è proprio quel meccanismo lì quello che mi coinvolge, in questo caso quello del rifiuto. E quindi per capirlo, basta per capire che tipo di emozioni puoi dare alla nostra parte emotiva per creare questa alleanza, per capire che tipo di emozione dobbiamo dare, è abbastanza semplice. Cioè, ci sono anche altri modi, però il modo più semplice è quello di prestare attenzione alle cose che ci sono capitate e questo ci dice già tutto praticamente. Allora, nel momento in cui poi io mi rendo conto che, mantenendo l'esempio, è proprio il rifiuto, l'emozione che piace, tra virgolette, alla parte emotiva, allora devo somministrarglielo io, sto rifiuto. Deliberatamente devo andare a cercarmi una persona, deliberatamente, non quella persona nel quale sono coinvolto, vado a cercarmene un'altra che abbia alte probabilità di rifiutarmi, proprio quella che sono quasi certo che mi rifiuti. E faccio questa cosa non tanto per riuscire a conquistare questa persona, quanto per farmi proprio rifiutare da questa persona. E nel momento in cui mi rifiuterà, ah, dirò che bello, sono beccato proprio un rifiuto che proprio, sono proprio contento, la mia parte emotiva sta godendo di questo rifiuto. Quindi vado a invertire il normale funzionamento. Normalmente uno dice, cavolo, mi ha rifiutato, non ne posso più, com'è possibile? E invece no, io vado a ricercarlo proprio deliberatamente, perché so che faccio un favore, diciamo, a una parte mia interna e quindi vado a creare una sorta di alleanza, perché questa parte interna dice, cavolo, questo finalmente ha capito che cosa serve per coinvolgersi. E allora si inizia a creare un'alleanza, perché io sto erogando a questa mia parte interna ciò di cui ha bisogno e quindi non mi vedrà più, cioè non vedrà più la parte logica come un nemico da trattare male, lo vedrà come un alleato fondamentalmente. Perché prima cosa succedeva? Succedeva esattamente il contrario. Io, da un punto di vista logico, odiavo essere rifiutato e allora, cercavo tutte le situazioni per non essere rifiutato e andavo proprio, ce la mettevo tutta per non essere rifiutato. Però, più facevo questo, più quell'altra parte che invece era abituata a mangiarsi il rifiuto, a cibarsi di rifiuto, mi metteva i bastoni tra le ruote. E questo non soltanto nelle relazioni sentimentali, ma un po' in tutte le relazioni della nostra vita, fondamentalmente. Per cui mi trovavo in questa impasse, per cui più cercavo di fare una cosa, più avevo difficoltà. È un po' come un'auto che vuole andare, ma c'è qualcuno che gli tira il freno a mano e quindi non riesce a esprimere tutta la sua potenza. Cioè, la potenza ce la mette, diciamo così, perché uno ci mette tutta la forza che ha, però le ruote non si muovono perché sono bloccate. E allora succede che ottieni esattamente il contrario, cioè sprechi energie, ma fondamentalmente sei fermo, non ti muovi, perché non hai, diciamo così,
il freno a mano libero, non hai le ruote libere. Per rendere queste ruote libere devi dare un contentino anche a quella parte che gestisce il freno a mano. E allora, se tu gli dai un contentino iniziale, inizi a creare subito una sorta di alleanza, per cui non avrai più dei nemici interni. È ovvio che questo processo richiede un certo tempo. Però poi l'obiettivo non è quello di continuare ad alimentarsi di rifiuto, perché uno dice, beh, se no, ma cosa è cambiato? Prima il rifiuto mi capitava in automatico, adesso lo sto somministrando io, di fatto però non è cambiato nulla. Beh, è cambiata una cosa fondamentale. La cosa fondamentale che è cambiata è che prima il rifiuto lo subivi, cioè prima tu non lo volevi, lo subivi. Adesso te lo stai autosomministrando tu deliberatamente, cioè fai delle azioni proprio per somministrartelo e quindi la tua parte emotiva capisce che non ha più un nemico interno, ma tu la stai aiutando. E quindi sarà molto più predisposta ad ascoltare poi quelle che saranno le tue esigenze. Sarà molto più predisposta ad perché è lo stesso meccanismo che avviene nell'innamoramento. Perché ci innamoriamo di qualcuno? Ci innamoriamo di qualcuno perché questo ci eroga un servizio emotivo, fondamentalmente. Quindi questa nostra parte che si nutre di emozioni non vuole perdere questo servizio e per cui va a identificare la persona che gli eroga il servizio come un simbolo, come una persona da amare fondamentalmente, e quindi ci mettiamo complementari alle esigenze di questa persona. Perché è vero o non è vero che quando siamo innamorati di qualcuno cerchiamo di fare di tutto per questa persona, cioè, anche facciamo anche cose che normalmente non faremmo per questa persona. Proprio perché siamo innamorati, quindi nel momento in cui sei innamorato di una persona, sei disposto, non dico a buttarti nel fuoco, però insomma sei disposto a rinunciare a molto e si invertono un po' i codici di piacere e sofferenza quando sei innamorato, sei disposto a fare delle cose che in altre situazioni non faresti mai. È proprio per non perderti questa persona, perché poi subentra un po' la paura di perdere. E così, se si crea un innamoramento interno, la tua parte emotiva non vorrà perdersi la parte logica che ha iniziato a erogare le emozioni, e quindi tenderà poi piano piano a capire anche le esigenze della parte logica e inizierà a mettere a disposizione tutte le risorse per raggiungere gli obiettivi che vuoi raggiungere, cioè inizierà a crearsi quella sorta di alleanza interna. Che è fondamentalmente la cosa che poi dobbiamo andare a ricercare, perché se siamo completamente uniti, completamente integrati, abbiamo tutte le energie rivolte in un'unica direzione. E questo è quello che ottimizza al massimo le possibilità di successo. Perché normalmente non avviene questo, normalmente è come se fossimo una barca con una vela, ma con i venti che tirano un po' da tutte le parti, e magari delle correnti sotterranee che tirano da un'altra parte ancora. Per cui non abbiamo a disposizione tutte le risorse per raggiungere i nostri obiettivi e non avendo a disposizione le risorse sarà difficile, mentre invece se tutti i venti tirano in una direzione, le correnti sottostanti tirano anch'esse nella stessa direzione, andremo in quella direzione con la velocità massima. E spesso invece non succede questo, cioè anzi è raro che succeda. E poi c'è un'altra cosa importante, che se siamo integrati comunque, non, una volta raggiunto quell'obiettivo, non ci sarà più una parte interna scontenta, perché altrimenti se ognuno vuole andare in una direzione diversa, dovunque poi alla fine andiamo, ci sarà qualcuno scontento. Quindi la cosa fondamentale è che interiormente siamo integrati. Nel momento in cui siamo integrati, come dire, avremo al massimo, cioè avremo tutte le risorse focalizzate, un po' la stessa differenza che c'è tra la luce diffusa e la luce laser. La luce diffusa è, certo, illumina da tutte le parti, ma non va in profondità da nessuna parte. La luce laser va in una direzione specifica, è luce in fase coerente, diciamo così, con le stesse lunghezze d'onda che si sommano e quindi può perforare una lamina metallica, diciamo così, anche una lamina metallica. Perché è in fase, completamente, diciamo, allineata. E noi dobbiamo imparare a diventare emotivamente e logicamente come una luce laser, completamente in fase, in modo tale che avremo molte più possibilità di raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi. E per fare questo, ripeto, è necessario che si crei questa alleanza interna e può farlo soltanto la sfera logica, iniziando a somministrare emozioni. E le stesse emozioni possono essere poi somministrate
alle persone che ci interessano, poi, perché poi una volta che noi abbiamo capito il meccanismo, quello che facciamo verso noi stessi possiamo tranquillamente farlo verso gli altri, per cui questa comunicazione può mettersi in atto, diciamo, in due direzioni, nella direzione verso se stessi e nella direzione verso gli altri. Verso gli altri l'obiettivo fondamentalmente poi è quello di andare a soddisfare la sfera emotiva delle altre persone, in modo tale da diventare un simbolo che cos'è? È qualcosa che mi coinvolge o attraverso il piacere o attraverso la sofferenza. Noi capiamo che una persona è diventata simbolo nei nostri confronti, ad esempio, quando iniziamo a pensarla anche se non è presente. Perché questo succede quando siamo innamorati di qualcuno. Quando siamo innamorati di qualcuno, non è importante che questa persona stia sotto casa o stia a 1.000 km di distanza. Nella nostra mente è sempre presente. È sempre presente vuol dire che l'abbiamo introiettata. Un simbolo è qualcosa di esterno che lo portiamo dentro di noi. E tutto ciò che diventa simbolo inizia ad avere una vita autonoma dentro di noi. Per cui, se noi vogliamo coinvolgere qualcuno, dobbiamo poi erogare il giusto servizio emotivo a quella persona in modo tale da essere emotivamente introiettati, diventare un simbolo. Per riuscire a fare questo, però, dobbiamo avere padronanza prima di tutto delle nostre emozioni e quindi fare tutto quel discorso di cui ho parlato prima, di creare questa alleanza tra sfera logica e sfera emotiva. Poi, per chi fosse interessato, diciamo, un approfondimento, può venire a Torino questo venerdì 20 maggio dalle 21 alle 23:30 circa per tutte le info. Comunque, potete contattarmi al 333 15 11 703. In ogni caso, comunque, il suggerimento che do a tutte le persone è quello di iniziare a prestare attenzione alle proprie emozioni, perché le nostre emozioni parlano e comunicano quelle che sono le nostre esigenze, soltanto che spesso noi siamo sordi e non riusciamo ad ascoltarle. Il modo migliore per ascoltarle è prestare attenzione alle cose che ci capitano nella nostra vita. Perché se noi prestiamo attenzione agli eventi che succedono, che accadono nella nostra vita, questi eventi sono direttamente emanazione, diciamo così, delle nostre esigenze emotive. Anche gli eventi peggiori, diciamo tra virgolette, campo relazionale intendo, cioè nel senso nel momento in cui ci innamoriamo di qualcuno che poi ci fa soffrire, non dobbiamo vedere questa come una sfiga, una disgrazia. Ah, sono sempre sfigata, io trovo sempre l'uomo sbagliato, la donna sbagliata, ma possibile, come mai? Ma perché? E no, vediamolo come un'informazione. Un'informazione della parte emotiva ci sta dicendo: guarda che ti innamori sempre di quello perché quello ti sta erogando questa cosa. Allora, l'hai capito o non l'hai capito? Qual è il motivo? La nostra parte emotiva ce lo sta dicendo, però se noi non prestiamo attenzione, pensiamo, che ne so, che gli astri ce l'hanno con noi, che ne so, che la sfiga, i gatti neri che ci attraversano la strada ci portano sfiga, che allora non riusciamo a vedere niente. Invece è molto importante prestare attenzione alle cose che ci capitano, anche nel bene, ovviamente. Se ci capitano tante cose positive, significa che abbiamo una parte emotiva che è allenata, diciamo così, a cibarsi di emozioni positive. Quindi vuol dire, aumentiamo questo ciclo in modo tale da incrementare sempre di più questa abitudine della sfera emotiva a nutrirsi di cose positive. Se invece viviamo una situazione in cui magari ad esempio siamo in una relazione che però non ci appaga più, che non ci soddisfa più, ma non riusciamo ad andarcene via, è perché magari questa persona in qualche modo qualcosa ci darà. Non saranno sicuramente cose logiche e razionali che ci fanno piacere, ma qualcosa comunque ci dà. E se prestiamo attenzione proprio agli eventi della nostra vita, riusciamo a capire perché la realtà che sperimentiamo all'esterno in realtà è semplicemente una proiezione dei nostri stati interiori. Cioè, noi attraverso proprio il nostro stato interiore andiamo a crearci una realtà esterna. E quindi acquisiamo l'abilità di osservare bene la realtà esterna, ciò che sperimentiamo, ciò che ci succede, avremo delle informazioni molto importanti sui nostri stati interiori e quindi avremo le chiavi, diciamo così, per modificare un po', lo stato interiore. Modificando lo stato interiore
diciamo, cambieranno le cose che ci succedono. Quindi dobbiamo partire in prima istanza da noi stessi. Cambiando noi stessi avremo modo di cambiare quello che ci succede all'esterno. E poi si innescherà un loop virtuoso, diciamo così, anziché un loop nefasto in cui le cose prendono una brutta piega, come una pallina, diciamo, di neve che piano piano diventa una valanga e poi non riesce più a fermarla, a bloccarla. Quindi è molto meglio imparare a bloccare la pallina di neve all'inizio, perché poi dopo quando è diventata una valanga non riuscirai più a farlo. E quindi le emozioni vanno canalizzate nel modo giusto da piccole, diciamo così, non quando sono diventate molto forti. Quando sono diventate molto forti, non si riesce più, allora si entra in un loop per cui diventa veramente complicato. Bene, saluto tutti e niente, l'appuntamento è per questo venerdì, chi volesse partecipare a Torino alle 21. Ciao a tutti, buona domenica, ciao.